Buongiorno a tutti. La mia domanda al Presidente del Consiglio Comunale, Emanuele Loci. Allora, riguarda i conti del bilancio comunale. Con la precedente amministrazione comunale, i cittadini hanno faticato moltissimo pagando tasse altissime per il dissesto dichiarato. In campagna elettorale, l'ex sindaco Rita Rossa, con il parere favorevole dei revisori dei conti, aveva dichiarato che Alessandria era fuori dal dissesto. Ora, da pochi mesi, purtroppo ci ritroviamo in una situazione disastrosa, nuovamente per quanto riguarda i bilanci. Abbiamo letto sui giornali che con la precedente amministrazione sono stati nascosti e disapplicati 46 milioni di euro, che qualcuno così definisce quasi come un fiume carsico. Fiume carsico si intende che a un certo punto il fiume si inabissa per poi ricomparire dopo 5, 8, 10 km. Se non ricordo male, però, lei, Presidente Loci, dichiarò già anticipatamente, prima delle votazioni comunali, che vi erano dei problemi inerenti a questo che è appena successo. Ci può, per cortesia, spiegare meglio la situazione? Grazie. Molto volentieri, questa è una questione che ho sollevato più volte, quindi ci sono varie testimonianze, basta andare su YouTube o quei pochi giornali che magari riportavano qualche mia frase. Come fin dal 2013 io ho sempre dichiarato che l'impostazione che era stata data al bilancio non era regolare, peraltro il bilancio stabilmente riequilibrato nel 2013 era stato respinto due volte dal Ministero. Quindi la terza volta di fatto l'hanno fatto passare, ma con delle osservazioni che poi non sono state tenute in considerazione dall'amministrazione. Tant'è vero che già da lì nasce il problema della disapplicazione di questi 46 milioni di euro, che in realtà non ha senso per come è stata fatta. Fermo restando che probabilmente non tutti quei 46 milioni di euro sono un reale debito, perché poi bisognerebbe entrare nel merito di questi soldi. Io più volte ho sollevato la questione. Poi nel 2016 avevo fatto anche delle segnalazioni alla Corte dei Conti su alcune cose che non mi convincevano della gestione dell'amministrazione, tanto vero che poi più recentemente, cioè all'inizio, anzi alla fine dello scorso anno, la Corte dei Conti ha cominciato a chiedere delle delucidazioni sul bilancio 2016. Poi nel mese di febbraio si è arrivati a questa sentenza della Corte dei Conti, in cui sollevavano tutti i problemi che c'erano, problemi che io avevo denunciato in anticipo. Addirittura nella prima seduta in cui abbiamo discusso del programma di mandato, quindi l'insediamento della nuova amministrazione, io ho presentato, non ricordo più se 60-70 emendamenti. Il primo emendamento, il numero uno, era la richiesta di rivolgerci a un'autorità esterna per far controllare i conti dell'ente, perché io sapevo non essere regolari. L'amministrazione ha dato parere positivo, l'allora assessore Molinari aveva espresso il parere della giunta e tutto il centrodestra aveva dato parere positivo. Poi purtroppo non si è dato corso a questo indirizzo che io ho fatto inserire nel programma di mandato. Nel 2019 poi hanno dovuto venire, come purtroppo spesso accade, a dire avevi ragione. Quindi se ne accorgono sempre dopo, mi ascoltassero un po' di più, come è avvenuto in altre vicende, che adesso non citiamo per non parlare troppo e dilungare, approfittare della pazienza di chi vede il video. Però io anche in questo caso avevo detto che c'erano dei problemi e dopo si è confermato. Quindi l'ultima cosa che ho fatto è stato ripresentare una richiesta in occasione dell'approvazione dei sei bilanci precedenti, perché bisognava correggere quindi i sei consuntivi precedenti. Durante questa riapprovazione ho fatto in modo che passasse una mozione collegata, una mia proposta, di chiamare gli ispettori del Ministero di Economia e Finanza, quindi gli ispettori del MEF. Tra l'altro un'istituzione ispettiva introdotta negli anni 30, che è rimasta grosso modo come era stata concepita allora nelle regole ed è considerata una degli uffici più seri del nostro ministero, che quando intervengono non vanno solo a guardare
se c'è un debito o no, ma fanno un'analisi di come vengono spesi i soldi, di quali sono le entrate e quindi danno anche consigli sulla qualità della spesa pubblica. Quindi non hanno una funzione inquisitoria di arrivare qui a dire è colpa di quello, ma vengono qua e dicono qua ci sono dei problemi e vi diamo anche dei consigli per correggerli. Quindi ha una funzione propositiva questo corpo ispettivo. Parlando qualche giorno fa, informandomi col sindaco se poi è stata data attuazione a questa mozione, mi ha detto che sono stati chiamati gli ispettori del MEF e quindi questa volta è stata data attuazione. Ora non so se hanno già iniziato il loro lavoro, se devono ancora arrivare, però almeno si potrà fare chiarezza sui conti. Ora non entro nel merito magari di tutto, di come si è originata la spesa, se no davvero dovremmo parlarne a lungo. Comunque su YouTube si trova il mio intervento anche in occasione dell'ultimo consiglio, dove entro un po' più nel dettaglio della questione. Va bene, sono soddisfatto della risposta del presidente Loci e che lo ringrazio. Ci vediamo poi in un prossimo video. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, grazie di nuovo. Buongiorno, grazie a voi.